Nicola Petitti, responsabile della cooperativa Tritici Nostri, che produce pasta pois, stasera presentate un progetto in cui l'inclusione sociale e la partecipazione dei disabili è una realtà concreta da perseguire. Sì, buonasera. Questa collaborazione nasce così quasi per caso, avendo iniziato a collaborare con la SD all'inizio solo come sponsor di qualche evento e vedendo quello che è l'impegno e i risultati che riescono ad ottenere questi ragazzi in campo sportivo, l'idea è stata proprio quella di mettere su questo progetto di inclusione e valorizzare non solo a questo punto le doti sportive, ma anche quelle lavorative, e quindi il progetto includerà sicuramente delle attività nel quale includeremo questi ragazzi, probabilmente anche non so se da remoto, con l'utilizzo di postazioni mobili per quanto riguarda la gestione dell'e-commerce o quantomeno per la gestione logistica interna del magazzino, e altri progetti comunque che non siamo qui a svelare, ma che porteranno anche ad un ampliamento di quelle che sono le attività odierne della cooperativa. Che è già molto sensibile al sociale. E dalla mia, che è quella di valorizzare le eccellenze non solo nel mondo sportivo, perché qui a fianco a me abbiamo la campionessa mondiale di nuoto sincronizzato, che è Martina Sassani. Poi la sua ultima medaglia vinta ai campionati italiani, ma è quello di dare spazio nella vita di tutti i giorni ai nostri ragazzi. Quindi ecco perché nasce questa idea, quello di realizzare un progetto che deve abbracciare la vita di tutti. Tutti devono avere la stessa dignità e dobbiamo cominciare a pensare un attimino a eliminare le barriere mentali che ognuno di noi ha, perché loro sono vettori di conoscenza, sono vettori di sapere, e ve lo garantisco, cioè, lavorare a fianco con Martina è un esempio. Lei non molla mai, Martina è una ragazza che non molla mai fino a quando non vede raggiunti i suoi obiettivi. Allora, perché questa eccellenza e questa caparbietà non portarla anche nel mondo del lavoro? Ed ecco perché ci troviamo qui al tavolo con me. C'è Floriana De Vivo, presidente di Elpis, l'associazione sportiva che si occupa di disabili fisici e mentali, che però stasera presenta un progetto nel quale l'inserimento lavorativo è una prospettiva concreta. Sì, ci stiamo sfidando, non vogliamo soltanto crescere a livello sportivo, ma vogliamo dimostrare che le eccellenze nello sport possono essere anche nella vita, e quindi nasce questo progetto proprio perché bisogna dare dignità e continuità a un lavoro fatto già precedentemente. Quindi abbiamo deciso di unire due forze e mettere insieme due aziende che possano avere un obiettivo comune, che è quello dell'inserimento lavorativo dei ragazzi. Sette gli stati dell'Unione Europea. Tra l'altro, analizzando bene questo dato, delle 35 persone su 100 che lavorano, la maggior parte sono uomini, quindi c'è un'ulteriore discriminazione che riguarda le donne, e inoltre parliamo di persone che hanno una lieve disabilità, e se pensiamo proprio alla distribuzione geografica, queste 35 persone, l'intera regione della Lombardia, quindi una sola regione del nord Europa, ha lo stesso numero di impiegati di tutta la macro area del sud e dell'isola. Quindi, facendo mie le parole del presidente dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro e la Disabilità, possiamo dire che se io fossi una giovane donna del sud con una grave disabilità, non andrei nemmeno ad iscrivermi nelle liste di collocamento, non cercherei mai lavoro, perché tanto so che sarebbe un'impresa impossibile.